Ciao amici, io adoro i carciofi e voi? Oggi vediamo una sfiziosa ricetta a base di carciofi. Anche Squaletto è goloso di carciofi! Bene, perché questa ricetta, oltre che buona, è anche sana. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Potete usare questa ricetta anche come piatto unico. Contiene carboidrati, fibre, proteine, vitamine, minerali, grassi buoni. È un'insalata di carciofi e patate, facile e veloce da fare e sicuramente gustosa. Dopo questo video andate a vedere le altre mie ricettine light, il link è in descrizione. Ingredienti per 4 persone: 800 g di patate, 6-8 cuori di carciofo, 250 g di proteine magre come seitan, tofu, legumi, salmone, pollo, 70 g di cetrioli, 100 g di maionese veg, 2 pomodori o 8 pomodorini, brodo vegetale in polvere, olio, sale, pepe quanto basta e spezie a piacere. Dopo aver pulito i carciofi, le patate e un pomodoro, tagliateli a tocchetti e cuoceteli in pentola a pressione per 7-8 minuti. Per insaporirli io faccio una base con un po' di olio, acqua, brodo vegetale in polvere e le spezie che mi ispirano al momento. Voi usate le vostre preferite. Nei commenti scrivetemi quali sono, sapete che mi piace parlare di ricettine. Nel frattempo fate saltare leggermente le proteine magre che avete scelto e tagliatele finemente. A parte fate una salsina con maionese, cetrioli tagliati fini, pomodori a cubetti, insaporitela ancora con sale, pepe e prezzemolo ad esempio. Accostate le patate e i carciofi alle proteine magre e condite tutto con la salsina. Se vi organizzate bene è pronto tutto in meno di 30 minuti. Buona, ma fa anche dimagrire? Certo, e la scienza ci dice perché. Prima di conoscere i benefici degli ingredienti, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro di divulgazione. Vediamo i benefici degli ingredienti. I carciofi contengono cinarina, un principio attivo dal potere detox e protettivo di cuore, circolazione, fegato. Abbassa il colesterolo, i trigliceridi e aiuta a dimagrire. Lo sostiene una ricerca pubblicata su Nutrition Journal condotta dalla Cordova University, Spagna. Le patate contengono carboidrati a lento rilascio e fibre. I cetrioli sono detox, diuretici e snellenti, ricchi di vitamine e minerali. I pomodori cotti sono ricchi di licopene, un potente antiossidante, e crudi sono ricchi di vitamina C e minerali. L'olio di oliva contiene grassi buoni, omega 6, amici non solo del metabolismo, ma anche di cuore, circolazione, cervello, pelle. Questa ricetta è perfetta a pranzo e a cena, come piatto unico o come seconda portata saziante. Per altre idee sfiziose in cucina vi consiglio i miei libri di ricette sane, link qui sotto. Mangia sano e vivi meglio.